raccontato le storie. Anche quindi stasera quello che dobbiamo provare a fare, ti sei bruciato il braccio, insomma tutte le sere è un rischio a fare il libro con l'Eterno Italia. Vabbè, so che ci può essere anche questo piccolo inconveniente, io ci provo sempre, se va bene la prendo, se va male ci provo anche facendomi qualche bruciatura. E questa sera è andata bene, abbiamo avuto qualche momento di un po' di calo, soprattutto nel secondo set. Loro comunque sono stati molto bravi, e soprattutto nella fase di battuta e muro difesa ci hanno messo in difficoltà in alcuni momenti, però siamo stati bravi a reagire poi altrettanto noi con la nostra battuta. A proposito di battute, mi sembra che loro tirassero veramente forte. Sì, loro avevano una serie di battitori veramente pesanti e anche imprevedibili, posso dire. E nulla, siamo stati in alcuni momenti, come ho detto prima, un po'... abbiamo un po' calato sulla fase di gestione, dove potevamo fare in alcuni momenti un po' meglio, però siamo stati bravi dai a reagire poi. Sei uno dei veterani di questa Italia di Fefè, come la stai vivendo? Il gruppo è leggermente cambiato, com'è? Purtroppo sono diventato il più vecchio, però no, sicuramente la sto vivendo molto bene, è cambiato leggermente il gruppo, si sono aggiunti altri giocatori, altri esordienti, e di questo sono felice. E io sto cercando sempre di dare il mio contributo, dare il massimo e magari anche cercando di aiutare e di combattere al meglio la squadra. Come sono i nuovi giovani, i nuovi arrivati? Ma sono ragazzi che lavorano duro, che sono sempre sul pezzo, concentrati, che hanno voglia di far bene. Quello sì. Grazie.